settembre 2014 Gianni Colacione per Libre TV a Porta Pia, manifestazione radicale per commemorare appunto la breccia di Porta Pia. Paolo Izzo, segretario dell'Associazione Radicali Roma. Più che mai in questo momento un omertoso silenzio è steso come un sudario sui diritti civili, su quelli che loro chiamano temi etici, che noi chiamiamo diritti civili o libertà civili. Libertà civili contro i fondamentalismi, e questa è l'immagine che con delle parole stiamo cercando di trasferire oggi qua. Era da un po' di tempo che non si vedeva tanta gente a Porta Pia, e forse questo è anche il segnale di un momento di ricerca da parte dell'opinione pubblica, di uno spazio affinché questi temi così sensibilmente sentiti dalle persone, dagli esseri umani, siano affrontati finalmente dalle istituzioni, dalla politica e dall'informazione. Così non avviene nel nostro piccolo di Radicali Roma, territoriali e quindi su Roma. Abbiamo anche altri muri da abbattere. Oggi abbiamo presentato la cartolina, la terza cartolina di un progetto artistico che lega gli artisti alla nostra battaglia per Ostia. Il muro di Ostia, il lungo muro di Ostia fatto di cemento e di illegalità, è rappresentativo per noi da un punto di vista territoriale del muro che bisogna rompere in continuazione, che sia un muro del silenzio, che sia un muro di gomma, che sia il muro di Berlino, quello appunto di Porta Pia. Lo facciamo da anni, continueremo a farlo, armati del piccone, se vogliamo, solo della non violenza, quindi disarmati ma battaglieri. Grazie.